Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Io sono Fio e questo è il canale della mela avvelenata. Come vedete è cambiato qualcosa. Questa è la poltrona che era di mio babbo e che ho preso per essere un pochino più comoda e perché soprattutto mi piace cambiare. Inoltre è sparito il microfono fallico, così come qualcuno di voi l'ha definito e mi sono fatta una risata e è semplicemente più in basso, però c'è ed è sempre quello. Come sempre vi dico che per me è molto difficile registrare e organizzare anche tutti i dettagli tecnici e cambiamenti che apporto sul canale. Per cui in questo video sto facendo anche un po' di prove, per cui fra un po' le luci le accenderò, ora sono spente. Spero che l'audio si senta bene. Prima di registrare ho fatto più o meno 10.000 prove durante questa settimana in cui sono stata poco bene. E detto questo, ci tocca partire così e so che per voi non è un problema, ma mi faceva piacere comunque rendervi partecipi. Allora, posso dirvi con estrema sicurezza che questo caso molti di voi non lo conosceranno ed è come sempre anche oggi una vera discesa inferi. Se ci sono persone che camminano in questo momento nel Canavese, se ci siete stati oppure ci vivete, probabilmente di questi fatti sepolti voi non ne avrete mai sentito parlare. Ci troviamo proprio sul territorio canavesano, in uno dei quattro lati bagnati dal Po, in Piemonte, in un'area che è compresa tra Torino e la Valle d'Aosta. E proprio dal nostro Po risale un affluente con un nome perfetto per la nostra storia di oggi, il torrente Orco, che sale su e su per una cinquantina di chilometri, arrivando ad un piccolo borgo che è il teatro della nostra storia, San Giorgio Canavese. Saluto tutti gli abitanti di San Giorgio Canavese, se ci sono fatevi sentire e fatemi sapere se questa storia la conoscete. Ah, non ve l'ho detto, siamo andati un po' indietro nella linea del tempo perché è il 1832. In quest'anno e in questo luogo, magari piuttosto anonimo, camminava una delle anime più nere che il nostro paese ricordi, la Iena di San Giorgio. E oggi io vi racconto perché. È il 24 giugno del 1832 e il cielo è coperto da molte nubi. Non c'è sole, ma c'è una bella cappa di umidità. Quella sì. Alle 5 del pomeriggio la piazza del paese di San Giorgio è quasi deserta, ma c'è una bambina, Caterina, che a 9 anni sta giocando sui gradini della chiesa di Sant'Anna da sola. Canticchia una filastrocca mentre stringe una grande bambola di pezza piena di segatura che porta sempre con sé. All'improvviso però il suo canto si arresta. C'è qualcosa che incombe su di lei e le toglie quella poca luce che filtra dalle nuvole. È un'ombra immobile e silenziosa. Caterina aspetta un po' prima di sollevare il timido sguardo verso quel qualcosa che la sta osservando. Poco dopo, in quella stessa piazza, c'è qualcun altro che urla a gran voce. Caterina, Caterina, dove sei? Rispondi. Ovviamente la mamma di Caterina, che è angosciata, cerca la figlia che a casa non è rientrata. Caterina Ginovre è il nome di questa bambina che si è dissolta nel nulla. Quel giorno la mamma la cerca ovunque, si aggira per i vicoli di San Giorgio gridando quel nome come una supplica. La comunità partecipa, esce di casa, si stringe attorno a questa donna che sta vivendo le ore più buie della sua vita. Iniziano a perlustrare i boschi intorno al paese per giorni e giorni, ma nulla, non c'è traccia di Caterina. In campo scendono i cavalieri reali del regno di Sardegna che decretano l'unica soluzione a cui possano pensare in quel frangente, non trovando il corpo. Quella bambina se la sono presi i lupi. I mesi passano e quel piccolo centro è scosso perché tenta di elaborare il lutto a fatica. I genitori ovviamente non ci riusciranno mai, anche perché non sanno ciò che è davvero capitato al loro unico tesoro. All'inizio del 1833 comunque San Giorgio tenta in qualche modo di tornare ad una normalità. È il 14 febbraio del 1933, allora non se lo fila nessuno, ma oggi lo sappiamo, è San Valentino, la festa degli innamorati. A casa Scavarda, a San Giorgio in Canavese, si mangia alle ore 19 e la cena è quasi ultimata, ma
Ma c'è un problema. La piccola di casa, Caterina, si chiama anche lei così, tarda a tornare. Inizialmente il papà non si allarma, pensa magari di un semplice ritardo perché Caterina è una bimba molto vivace, ma la mamma da subito sa che c'è qualcosa che non va. Un'ansia profonda la sua, è una mamma, signori miei. Non so perché o per come, ma lei lo sa. Ora ci dobbiamo ricordare che all'epoca la cronaca nera e l'odierno true crime che tanto ci affascina non sono concetti diffusi. Infatti, in questi casi si preferisce pensare ai lupi. E nonostante il panico per la scomparsa delle due Caterine, di queste due bambine, nonostante si avverta una paura diffusa, anche qui i carabinieri reali preferiscono dare la colpa a loro, ai lupi famelici del bosco. Oh beh, in effetti è di un lupo che parliamo, ma non come quello che intendono loro. L'esercito regio piemontese del Regno di Sardegna ha sicuramente all'epoca le sue gatte da pelare, glielo concediamo. Nel 1883 nascono i primi moti mazziniani che infuocano l'animo di uomini e donne del Risorgimento. Un'onda anomala parte in tutta Italia e il suo epicentro è proprio in Piemonte. I problemi di questo piccolo borgo spariscono molto presto dai pensieri dei carabinieri torinesi e queste due povere famiglie sono lasciate sole, ma anche tutto il paese che non è affatto convinto che i responsabili siano davvero i lupi. Hanno paura e sono stati abbandonati e hanno ragione. Ma andiamo avanti. È un martedì, il 3 marzo del 1835 e a San Giorgio è giorno di mercato, oltre che l'ultimo giorno di carnevale. C'è una ragazzina di nome Francesca Tonso, di 14 anni, che sta vendendo delle uova nella piazza proprio sotto la parrocchia. È di un paesino lì vicino, di Montalenghe, ed è arrivata lì con la zia, che anche lei è un ambulante, che vende poco distante da lei altri generi alimentari e intanto la tiene d'occhio. Nota la zia che Francesca a un certo punto viene avvicinata da uno strano uomo, da un cliente che ha un aspetto particolare. È un uomo sui 30 anni circa, basso di statura, con una ciocca di capelli che tenta di nascondere la sua menomazione. Sì, perché è guercio da un occhio e ha modi molto pacati e gentili. Inizia a parlare con Francesca, a contrattare, e nel mentre Francesca è a suo agio, ride e sorride, finché i due non si allontanano insieme. La zia è molto sospettosa, ma crede di aver compreso la situazione. L'uomo non ha denaro a sufficienza per pagare le uova e quindi ha chiesto a Francesca di seguirlo per poterla pagare. Sono cose che capitano frequentemente al mercato. Ma quello che di solito non avviene è la successiva lunga attesa, perché passano le ore, ma Francesca non rientra. La zia pensa che Francesca sia tornata a casa senza di lei e quindi fa dunque ritorno a Montalenghe, ma non è andata così e in effetti le sembrava strano. I genitori di Francesca corrono a San Giorgio in Canavese, ma nessuno ha visto la figlia e il giorno seguente, il 4 marzo, si rivolgono agli inquirenti per descrivere i connotati dell'ultima persona ad aver visto Francesca, quella acquirente. Investigatori ci mettono pochi secondi a riconoscere in quella descrizione un uomo e non un lupo, badate bene. Il suo nome è Giorgio Orsolano. Ma perché pensano subito a lui? Giorgio ha 30 anni ed è nato il 3 giugno del 1803 a San Giorgio e quindi è del posto. La famiglia di Giorgio è piuttosto agiata, ma l'uomo non è più il benvenuto da un pezzo ed è stato in sostanza declassato dalla sfera familiare. Rimane orfano di padre giovanissimo e sua madre, la vedova Margherita Gallo, lo manda prima alla scuola comunale e poi lo affida a suo fratello, un sacerdote e professore, Don Giuseppe Gallo. La speranza è che sotto la guida di Don Giuseppe, suo fratello, diventi un uomo colto e retto, ma lo sappiamo che spesso le aspirazioni dei genitori possono essere un buco nell'acqua. Infatti il giovane mostra da subito delle tendenze violente, è molto apatico e ha disinteresse verso qualsiasi forma di regola e di istruzione. È più interessato ad assecondare le proprie pulsioni istintive e feroci, abbracciando in pieno la sua indole, che è un'indole crudele. Ben presto il nostro zio sacerdote lo rispedisce indietro al mittente, consapevole di aver fallito. Giorgio diviene quindi un teppistello di strada, una pecora nera, è privo di morale, dedito al furto e alle notti brave in osteria, dove mostra una vera passione per le risse furiose con gli altri avventori.
Nel 1823 diviene tristemente famoso a tutta San Giorgio quando ruba delle candele votive e degli oggetti sacri nella chiesa di Santa Maria Assunta e sempre alla fine di quell'anno decide di alzare la cosiddetta asticella. Teresa Pignocco è una delle più belle ragazze di San Giorgio ed è intenta a raccogliere verdure negli orti del paese quando Giorgio le salta addosso armato di coltello e tenta di farle violenza. Le urla della giovane richiamano un contadino che armato di bastone lo respinge a mazzate. E qui il re al senato di Torino, ovvero il tribunale penale sabaudo di allora, lo condanna il 15 dicembre del 1823 a 7 anni di gattabuia. Ma ovviamente non è finita qui. Giorgio viene prima detenuto ad Ivrea e poi a Villafranca Marittima, in Costa Azzurra. Ma non è un bifolco e a dispetto del suo comportamento è molto intelligente. Si comporta come un detenuto modello, obbediente e pacifico, nessuna rissa in carcere né comportamento sopra le righe. Sa che deve reprimersi, nascondersi per poter riavere la sua libertà e abbreviare la sua pena. Grazie alla sua istruzione molto poco comune tra i reclusi, gli viene affidata la spezieria del carcere, ovvero la farmacia. Nel 1831 è di nuovo libero e torna proprio lì, nel centro del suo interesse, a San Giorgio Canavese. Ha avuto una seconda possibilità, potrebbe ricominciare una nuova vita e così appare. Grazie a suo zio, questa volta riga dritto, inizia a lavorare in una farmacia, ma poi preferisce dedicarsi alla sua vera passione, i coltelli e la carne. Ottiene un prestito per aprire un negozietto tutto suo, una salumeria, proprio nella piazza del paese. Indovinate dove? Vicino alla chiesa di Sant'Anna. Giorgio inizialmente ha buoni guadagni e tutto fila a gonfie vele, ma poi il negozietto inizia ad avere dei debiti, quindi conosce una vedova di 24 anni che anche lei ha un'attività, il suo nome è Domenica Nigra, e i due si uniscono in matrimonio. Da questa unione nasce anche una figlia, Margherita, il 7 luglio del 1833, proprio l'anno dopo in cui la piccola Caterina sparisce dalla piazza di San Giorgio. All'apparenza è un uomo rispettabile, finalmente, ma la sua natura demoniaca è solo sopita e pronta a riemergere. La sparizione nel 1835 di Francesca Tonso fa riaffiorare in quel borgo i ricordi angoscianti di lupi e di bambine scomparse e di funerali senza un corpo da piangere. Quindi Giorgio è stato scarcerato nel 1831 e nel 1882, nel 1883 e nel 1835 sono arrivati i lupi. Ma torniamo alle fila della nostra storia. I coniugi Tonso, i genitori di Francesca, sentiti i carabinieri, vanno direttamente a casa di Giorgio. Lui è molto gentile e tranquillo, dice di non sapere nulla di Francesca, le ha solo pagato le uova. I genitori però sono inquieti, il padre si reca dal giudice di allora, Giovanetti, confidandogli di aver percepito una sensazione strana. Tutta quella gentilezza in quell'uomo non l'ha proprio convinto. Orsolano viene quindi convocato dal giudice Giovanetti per una chiacchierata informale. E anche qui Orsolano non tradisce la minima emozione, nega tutto. Sembra così pulito, franco, libero da ogni sospetto, che il colloquio si conclude subito e viene rilasciato. Ma anche il giudice, per fortuna, non è del tutto convinto. Intanto alcuni volenterosi compaesani decidono di agire da soli, al di là della legge, e danno però un contributo fondamentale alla risoluzione del caso. Mentre Giorgio Orsolano è a colloquio con il giudice, qualcuno si intrufola in casa sua, al solo scopo di cercare prove e guarda un po' con moltissima facilità, le prove sono proprio lì, in quella casa, e vengono ritrovate. Trovano un paio di zoccoli, un cappellino da donna e qualche pezzo di stoffa strappata. I genitori della Tonso riconoscono di fronte al giudice gli effetti personali di Francesca. A questo punto chiaramente al giudice non resta che ordinare una perquisizione più approfondita della casa. Beh, poteva in effetti farlo anche prima. Trovano numerose tracce di sangue e anche un sacco di juta, sporco di sangue. Giorgio viene arrestato nella casa dello zio dove stava preparando la sua fuga.
Ovviamente le indagini di una squadra omicidi del XIX secolo sono molto diverse da quelle di oggi, quindi non ci sono prove del DNA né studio della scena del crimine. Si lavora più che altro con l'intuito e con la psicologia. Orsolano nel frattempo continua a negare e dice di essere stato incastrato e alla fine anche ciò che è stato trovato in casa non può essere utilizzato contro di lui. Ci pensa allora il giudice Giovanetti ad utilizzare l'unico metodo che gli appare più appropriato. A mali estremi, estremi rimedi, vino, acquavite e salumi, e con questi decide di passare una serata in cella con Giorgio Orsolano. C'è un clima gioviale quella sera, informale, iniziano a bere tanto e quando Giorgio è cotto a puntino, il giudice Giovanetti fa la domanda a bruciapelo. Ma Giorgio, siete stato voi? Giorgio, che sta ridendo a crepapelle, si quieta. Poi un sussurro. Vicino al torrente Piatonia, lì troverete tre sacchi. Lì ci sono i resti di Francesca. Sì, l'ho fatta a pezzi. Atroce, vero? Sì, lo è. Beh, ma non è tutto. Prima le ho fatto violenza e poi l'ho uccisa. Infine l'ho fatta a pezzi. Si scoprirà anche che alcune parti di Francesca, chi non vuole ascoltare si copre le orecchie, erano state macellate e con questi resti lui si era cibato, aveva prodotto dei salumi, degli insaccati, che aveva venduto anche nella sua salumeria. E ora ci viene normale chiederci, le due bambine scomparse 3 anni prima, Caterina e Caterina, Orsolano confessa anche quei delitti e dà delle indicazioni precise per ritrovare i loro corpi. Lo schema è sempre quello, non mi dilungo in dettagli. Rapimento, violenza intima, omicidio e consumazione dei poveri resti. Perché è così che agisce la Iena di San Giorgio. Il 17 marzo del 1835, nella piazza di San Giorgio, viene montato il patibolo. La folla è assetata di vendetta e vorrebbe linciare il macellaio. E alla fine la morte della Iena avverrà mediante impiccagione. Alle 11 del mattino arriva la carrozza con il condannato. La Iena cammina a testa alta e con un accenno di sorriso saluta la folla e dice qualcosa. Ma nessuno lo sente e nessuno saprà mai che cosa ha detto un'ultima volta. Avviene poi tutto in maniera molto rapida. Un sacco nero sulla testa, il cappio al collo e una veloce preghiera. In un attimo viene posta fine alla vita di Giorgio Orsolano. Il giudice Giovanetti si dice che fosse molto mesto quella mattina. L'omicidio di Stato per lui era un atto dovuto, ma pur sempre un atto barbaro, che gli lasciava amarezza e insoddisfazione. Dispone l'autopsia sul corpo di Giorgio Orsolano e lo studio della sua testa. Arrivano 3 chirurghi da Torino incaricati di eseguire l'autopsia. Alla fine del loro lavoro ricuciono il cadavere, ma si portano via il capo e i testicoli, che sono più grandi del normale. E ancora oggi è possibile osservare un calco del cranio di Giorgio Orsolano al Museo di Anatomia Umana di Torino. Mentre delle 3 piccole vittime innocenti, e qui chiedo aiuto a coloro che abitano a San Giorgio in Canavese, dovrebbe esserci una croce davanti alla chiesa di Sant'Anna, nella piazza di San Giorgio. La storia della Iena, per molti anni, rovina la reputazione dei canavesani, detti con spregio gli ammazza cristiani. Le sue orribili imprese diventano fonti continue, racconti tramandati di generazione in generazione, creati per ammonire i giovani e ricordare loro di stare attenti ai mostri. Così le nonne raccontavano spesso da quelle parti la storia di un salumiere che organizzava gustose merende per i bambini. I suoi salami erano davvero buonissimi, ma di tanto in tanto qualche bambino spariva nel nulla e un giorno, in uno degli insaccati, si scoprì un piccolo dito completo di una minuscola unghia. Poi, vicino alla casa del salumiere, venne ritrovato anche un paniere con dentro degli zoccoletti. Ecco qual era il segreto dell'impasto così buono di quel salumiere. Insomma, la morale è quella onnipresente in tutti i secoli. Non accettate, bambini, caramelle dagli sconosciuti e nemmeno le salsicce e il salame. Insomma, non vi fidate.
Il caso di Giorgio Orsolano inoltre sembra dare manforte alle teorie di Cesare Lombroso, alle sue teorie sul crimine dove la genetica e i cromosomi giocano un ruolo definitivo. Vediamo infatti come Giorgio, nonostante una famiglia con una morale integerrima e agiata economicamente, fosse già pericoloso e pare che abbia trasmesso la sua eredità a suo nipote Antonio, il figlio di Margherita, la figlia naturale di Giorgio Orsolano. Anche Antonio uccideva, rapinava e uccideva insieme alla sua banda. Pochi spiccioli, qualche gioiello e il taglio della gola del malcapitato. Ma questa è un'altra storia. È il caso di dire che sangue chiama altro sangue. Io mi auguro che questa storia sia per voi stata interessante, soprattutto se non eravate a conoscenza. Noi ci vediamo come sempre ogni martedì alle ore 20. La prossima storia che vi racconterò sarà una storia piuttosto recente invece, per variare un po'. Al prossimo video!